sabato scorso, il 27 di gennaio, abbiamo ricordato i grandi sterminio dei nazisti. Anni passavano subito da ferocia nazista, anni passavano anche il grappa, ma nei campi di sterminio si uccidevano bambini, donne, senza ragione, solo perché magari avevano i capelli di un altro colore o perché il cognome terminava con un aereo o un auto. 6 milioni di ebrei sono stati sterminati nei campi di Polonia, di Germania e di Austria, ma soprattutto nella terra di Polonia. Ora noi abbiamo un dolore delle mamme che dopo giorni e giorni dentro i vagoni bestiame, vagoni merci, chiusi, arrivavano, venivano messe in fila, denudate, arrapate, tagliavano loro anche i capelli, e i bambini nudi, tenuti in braccio, gridavano perché sentivano che il tempo finiva, e le mamme li accarezzavano appena appena con una parola sussurrata, Nina, Novina, Novina. Il canto si divide in quattro parti. Prima c'è il vento di quando arrivano Nina, Nina, detto appena dice. Poi si dice il vento che alza appena la neve e lei tremore. Poi si entra nelle camere a casa dove c'è lo stupore di ciò che si vede, ma non si sa ancora di poi. E poi si comincia l'immenso dolore e si capisce, Nina, Novina, per il giorno della memoria, quando mettiamo insieme tutti i perseguitati del mondo, tutti gli uccisi del mondo, anche con le bombe italiane, anche con le armi italiane, ma da Auschwitz uccidevano anche 20.000 persone al giorno.